quest'arte di fare i campanacci a Tonara non si sa da qua, a quale anno, l'anno di risalita non si sa. Si dice che una persona anziana che commerciava il legname, i prodotti del nostro territorio, in giro per la Sardegna abbia visto dei campanacci da qualche parte. C'erano degli ultimi artigiani del ferro che abbia portato questi campanacci e questo artigiano ha incominciato a costruirli, e questo verso la fine del 1800. Quando il pastore qui viene fa diavolo il campanaccio. Diavolo il campanaccio e sa a quale bestia deve darlo, quale bestia deve metterlo. Se una bestia, ad esempio, se solitaria, però è una bestia che è molto produttiva, quindi gli mette un campanaccio per distinguerla quando si allontana dal gregge. Quando si accorge che una bestia è importante, caparbia, e quindi gli dà un campanaccio che porti il gregge al pascolo. Ecco perché l'importanza dei campanacci nel suono del gregge. Un altro aspetto importante è che il pastore cerca di personalizzare il proprio gregge in modo da non mischiarsi gli uni con gli altri. Laboratorio, per quanto è importante il suono, dico una cosa, che molti campanacci li conoscono perché li vedono addosso ai mamutoni, sui verdure e tutte le maschere carnevalesche, però la cultura del campanaccio è essenzialmente nel gregge. Talmente è importante il campanaccio che quando vengono i pastori per la scelta del suono del campanaccio, qui vengono sempre con l'esperto musicale.
L'esperto musicale è una persona anziana che conosce il suono del proprio territorio. Saluta l'artigiano, va fuori e i pastori che sono con lui e vogliono il suono per dare voce al gregge suonano con dei tibiali d'osso. E il pastore anziano, l'esperto musicale, con dei suoni gutturali fa capire quello che va bene e quello che non va bene. È la fase di chiusura del crogiolo. Viene fatto con l'argilla che fa parte della nostra, del nostro territorio, quindi andiamo a cercarla personalmente in campagna per poi riuscire ad appolarla. Adesso è plasmabile, quindi è come fosse plastilina. Nel momento in cui dobbiamo metterla per chiudere il crogiolo, poi diventerà all'interno del fuoco a quelle temperature, diventerà pietra. E poi sarà sufficiente ogni volta spaccare questo tappo di argilla con un martello per poter poi riutilizzare il campanaccio, il crogiolo, anziché doverlo rifare ogni volta. Allora, questo è il momento in cui posizioniamo il crogiolo all'interno del fuoco. Va ricoperto completamente di ottone, in modo che il calore sia sviluppato in maniera uniforme. Il motorino poi ad aria spinge costantemente aria all'interno del fuoco e fa raggiungere temperature elevate al carbone, che poi porterà addirittura a fusione del carbone, per cui si tratta di temperature superiori ai 800 gradi. Questa è una sorta di rito sacro, diciamo. Non è che tutti possono assistere alla apertura del crogiolo, è una cosa che non avviene tutti i giorni, e poi si è anche scaramantici, però ne abbiamo aperto uno che si è riuscito bene e abbiamo anche gli altri adesso. Ecco, sembra quasi un parto a noi, campanacci che vogliono fuori uscire. Un altro aspetto importante del suono del campanaccio è generalmente perché quasi il gregge che avevano i campanacci non venivano mai quasi rubati, perché c'erano le compagnie che presidiavano il territorio e quindi si accorgevano subito se il gregge era in transito oppure in fuga, perché conoscendo le compagnie baracciolari il suono del proprio territorio si accorgevano che quello era un gregge non del posto, quindi intervenivano. Se erano là di bestiame scappavano, se era un gregge in transito facevano vedere i documenti e quindi erano tranquilli, ecco.